Vediamo in questo video quali sono i numeri fondamentali della tua vita, nella numerologia. Allora, il principio è semplice, bisogna riportare sempre i numeri da 1 a 9. Ad esempio, se devo sommare 9 e 3, 9 più 3 fa 12, 1 più 2 fa 3 e quindi questo numero 9 e 3 assieme fa 12 che fa 3. Quindi ci sono alcune eccezioni, diciamo, per cui si mantengono i numeri a due cifre, che sono i numeri doppi, il numero 11, il numero 22 e il numero 33. Questi numeri sono numeri chiamati numeri master. Ovviamente vanno associati i numeri alle lettere, poi se vogliamo capire come diciamo operare, ad esempio col nostro nome. Il numero 1 è associato alla lettera A, alla lettera J, alla lettera S. Il numero 2 è associato alla lettera B, alla lettera K e alla lettera T. Il numero 3 è associato alla lettera C, alla lettera L e alla lettera U. Il numero 4 alla D, alla M, alla V. Il numero 5 alla E, alla N, alla W, W. Il numero 6 alla F, alla O e alla X. Il numero 7 alla G, alla P e alla Y. Il numero 8 alla H, alla Q e alla Z. E il numero 9 alla I e alla R. Questo è, diciamo, il modo di rappresentare i numeri. Quindi puoi a questo punto utilizzare, diciamo, questa tabella per capire, ad esempio, come a cosa è associato il tuo nome e il tuo cognome. Ma per fare una cosa più precisa, potresti associare il tuo nome, il tuo cognome alla tua data di nascita e la tua data di nascita. Ad esempio, Massimo Taramasco, nato il, metti la data di nascita e fai la somma. Alla fine sono veramente semplici calcoli che ti permettono di ottenere dei numeri. Ovviamente nei calcoli intermedi anche l'11 viene considerato 2, il, diciamo, il 22 4, il 33 6, soltanto se nella finale, nel calcolo finale uscisse 11, 22 o 33, allora vengono considerati a sé, ma in realtà altrimenti vengono considerati intermedi. E quindi abbiamo dei significati, fondamentalmente, a seconda del contesto della domanda. Lo zero, che non esce fuori, rappresenta un po' il matto, diciamo, se vogliamo, dei tarocchi. Comunque rappresenta l'infinito, l'illimitato, le infinite possibilità. Il numero uno rappresenta la creazione, l'unicità, l'introversione, la singolarità. È un numero che rappresenta un po' la chiusura, rappresenta l'unicità però anche, l'identità individuale. Il numero 2, mentre il numero 1 rappresenta l'introversione, il numero 2 rappresenta l'estroversione, rappresenta l'equilibrio, la scelta, perché il 2 ti fa scegliere uno o l'altro, quindi... ma rappresenta anche un po' l'armonia, no? Sono due piatti della stessa bilancia. Il 3 rappresenta l'espressione, l'arte, l'immaginazione, è di nuovo un numero introverso, una persona introversa governata dal 3. Il 4 rappresenta proprio la solidità, la stabilità, la forza, anche la base, no? Pensate, il 4, il quadrato, la base del cubo, rappresenta proprio la solidità e l'estroversione.
ma anche la praticità, la pragmaticità, l'elemento terra, se vogliamo. Il 5 è di nuovo un numero estroverso, rappresenta una persona estroversa, cioè questo numero rappresenta l'energia, l'azione, il controllo, ma anche l'impulsività, l'irrazionalità, l'esplosività. Il 6 rappresenta l'idealismo, la comunicazione, la diplomazia, è un numero estroverso e rappresenta anche un po', sono gli amanti, diciamo, persone che vivono in modo trasgressivo un po' la sessualità. Il numero 7, dicevamo, è un po' il numero della perfezione, rappresenta il misticismo, la profondità, è un numero introverso, la spiritualità, ma anche la scienza, la conoscenza. Il numero 8 è un numero estroverso, rappresenta il legame, l'8 è anche un nodo, ma anche l'autorità, la capacità, la forza, l'organizzazione. E poi abbiamo il numero 9 che invece rappresenta un po' il completamento. È un numero introverso, rappresenta un po' le situazioni ideali, insomma. Ci sono anche altri significati che, dicevamo, abbiamo il numero 11. Il numero 11 rappresenta l'autorità, rappresenta l'oratore, la capacità. Le capacità comunicative. Il numero 22 rappresenta la responsabilità, persone che sono effettivamente molto responsabili, che hanno grandi capacità organizzative. E il 33 rappresenta il maestro, il leader spirituale, personaggi che hanno associato il numero 33 sono anche grandi profeti, se vogliamo. Diciamo che ogni numero però ha dei lati positivi e dei lati negativi a seconda del percorso che fa, quindi il numero è un elemento statico, però poi ci sono delle cose nella vita che possono essere anche al negativo, ad esempio il numero uno al positivo è l'individualità, ma al negativo tende a diventare l'egoismo. Quindi al positivo il numero uno sviluppa leadership, indipendenza, originalità, è ambizioso, creativo. Al negativo diventa testardo, egoista, impaziente, intollerante, irrazionale. Quindi il numero uno riguarda anche l'avvio di nuovi progetti o di nuove relazioni, rappresenta il taglio col passato. Le persone con questo numero tendono a essere persone tipi mentali, tipi solitari e comunque andremo a vedere poi specificamente un attimino quali sono le caratteristiche, diciamo, di ogni numero per comprendere, diciamo, un attimino più in profondità. Però questo è un po' il concetto. Quindi per ora inizia a fare il calcolo di che il numero associato al tuo nome. Puoi farlo sia utilizzando semplicemente nome e cognome con le lettere, ma poi puoi anche aggiungere la tua data di nascita e otterrai anche dei valori. Puoi farlo anche separatamente. Quindi puoi farlo per ora solo col nome e cognome più data di nascita e data di nascita. E vedi quali sono i numeri che vengono fuori, inizia a ragionare sulle basi che abbiamo visto adesso, poi farò altri video su questo tema, non perdeteli, per non perdere attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video. Mi raccomando, seguimi su tutti i canali e condividi il video con i tuoi amici. Ciao a tutti, al prossimo video.